Tamponamento nella mattinata di giovedì 6 giugno intorno alle 8.30 in corso Torino Rivaro Lombardese, coinvolte tre auto, una motocicletta condotta da una donna in cerretto, una Ford Ka con una donna lombardese e un motocicletta con una donna in cerretto. Ad avere la punta è stata la Fiesta. Sul posto è intervenuta la processione di Rivaro Lombardese per soccorso al centro di Lombardese e la trasportata a pronto soccorso di Cornier per controlli. Illesi gli occupanti dell'altra vettura. La Mini Cooper è stata appena sfiorata, ma gli allievi si sono sfiorati. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale per la Rivaro Lombardese.